Наденем раньше, касаясь пальцами льда. Замри, не ожидай молитв. Ты мой магнит, плюс-минус манит. Amici sportivi, buonasera. Queste immagini vi giungono da Camaiore. Siamo all'interno dello stadio comunale dove si stanno svolgendo le operazioni preliminari in vista del 46esimo Gran Premio Città di Camaiore. Eccoci qua su Luca Scinto, abbiamo visto in precedenza Michele Bartoli, questo è Maximilian Chandri che è reduce dal grande trionfo in Coppa del Mondo a Leeds. Ripeto, 46esimo Gran Premio Città di Camaiore, 13esimo trofeo Cassa di Risparmio di Lucca. Vediamo anche Francesco Casagrande, Franco Ballerini, sono soprattutto i toscani che quest'oggi, questo è Marco Pantani, quindi grossi protagonisti, Maurizio Fondriest, dicevo grossi protagonisti a questo Gran Premio Città di Camaiore, ed eccoci qua sul tricolore di Gianni Bugno. 132 gli atleti iscritti, oltre 100 i partenti. In questo momento da via Oberdan sta per prendere il via il 46esimo Gran Premio Città di Camaiore. Vediamo che gli atleti stanno lasciando la località di partenza. Si parte, sono 12 le formazioni rappresentate, le iscrizioni sono aperte dalla Mapei con il vincitore dello scorso anno Gianluca Bortolami, poi abbiamo la Lampre Panaria, la Brescia Latte, l'Aki GPM, l'Amore Vita Galatron Fanini, la ZG Immobili Stella Italia, l'MG Tecnogym, la Ceramica Refin, la Carrera Tassoni, la Gavis Ballan, la Team Polti e il Mercatone 1 Saeco. Come già detto, un campo veramente agguerrito di partecipanti. Si va verso Ponte alla Gora, poi si passa da Capezzano Pianore, Pietrasanta, Marina di Pietrasanta, per portarsi poi al Lido di Camaiore, dove ci saranno 7 giri di un circuito con traguardi volanti a punteggio. Vediamo il primo sprint di questi traguardi volanti, Artunghi che inizia la volata, l'atleta della Carrera, staremo a vedere, ripeto, è il primo traguardo a punteggio che si disputa sul lungomare di Lido di Camaiore, poi vediamo Barunti e Radaelli che vanno a sprintare, un testa a testa fra i due, ci sembra l'atleta della Brescia Latte che vada a conquistare il successo, ancora una cinquantina di metri, ma è Radaelli che va ad aggiudicarsi il primo traguardo a punteggio per il trofeo Ipermercato. Andatura velocissima, qui il gruppo è ancora compatto, siamo nel corso del quarto dei 7 giri in programma di questo circuito pianeggiante molto spettacolare al quale stanno assistendo numerosi bagnanti che in questi giorni si trovano in Versilia. C'è ancora uno sprint vinto da Martinelli, siamo ancora negli ultimi sprint di questo trofeo Ipermercato che andrà a Radaelli che se lo aggiudicherà appunto davanti a Barunti e a Teterius. Il gruppo, ripeto, è ancora praticamente compatto quando se ne sono andati una 45ina di chilometri di gara. Naturalmente fra poco gli atleti, eccoci qua con le immagini sulla salita del Monte Pitolo, è in corso un'azione che vede per protagonisti Galletti, questo è Luca Scinto, quindi due atleti toscani all'attacco, poi vediamo Milesi sulla sua ruota, c'è il belga Musseu, atleta della Mapei, che è in quarta posizione, mentre vediamo che Simone Biasci sta perdendo contatto dalla testa della corsa. Sono 8 gli atleti che hanno iniziato questa salita, che vanno ad affrontare per la prima volta. Eccoci qua sul corridore della Mercatone 1 Saeco, che ha perso leggermente contatto. In questo momento c'è il gruppo guidato da Michele Bartoli, che sta riportando la fila in testa alla corsa, vediamo che viene recuperato anche Roscioli che era un altro atleta che componeva il drappello degli 8 attaccanti, quindi Michele Bartoli sta cercando di forzare i tempi per annullare il tentativo che vede per protagonisti Galletti, Scinto, Milesi e Musseu. Anche Francesco Casagrande nelle posizioni di testa, ma è l'atleta di San Giovanni all'Avena, cioè Michele Bartoli, che sta facendo il treno, il forcing in testa al plotone. Le immagini si riferiscono alla prima salita del Monte Pitolo.
E con le immagini siamo nuovamente in testa alla corsa, vediamo che Galletti sta per scollinare, eccolo, lo fa in questo momento, va ad aggiudicarsi il GPM con qualche decina di metri di vantaggio. I quattro si sono nuovamente uniti nel tratto di discesa e quindi al comando abbiamo ancora Milesi in questo momento inquadrato, poi il pisano Galletti della Lampre Panaria, questo è Luca Scinto della MG Technogym. Con loro il belga Johan Musseu, un atleta che sta comandando la gradatoria di Coppa del Mondo, quindi è uno dei più forti a livello internazionale, che ha onorato il Gran Premio Città di Camaiore, valido anche come tredicesimo trofeo Cassa di Risparmio di Lucca. Abbiamo lasciato sfilare i quattro battistrada, vediamo Guidone Bontempi che sta facendo una lunga trenata in testa al plotone, 27 secondi il vantaggio del quartetto, comunque Bontempi cerca di annullare questo tentativo, siamo al passaggio sotto lo striscione del traguardo, in questo momento la corsa transita da Camaiore in Viale Oberdan dove più tardi si concluderà. Questo è Maurizio Fondriest, poi vediamo Maximilian Chandri, l'abbiamo già ricordato, questo è Franco Ballerini, poi Casagrande, quindi tutti i big si trovano nelle posizioni di testa del plotone. E con le immagini siamo al secondo passaggio sul Monte Pitolo, c'è un attacco di Leonardo Sierra, il corridore venezuelano che gareggia nella Carrera Tassoni, ha una 35 di secondi di vantaggio sul gruppo. È un corridore che si difende molto bene in salita, anche se è reduce da un paio di stagioni non proprio brillanti, la giornata è abbastanza calda ma rispetto a quelle dei giorni precedenti quest'oggi la temperatura è piuttosto mitigata. Questo è Marco Pantani che si trova nelle prime posizioni del gruppo, Marco Pantani che approfitta per rifocillarsi. Il gruppo ha una quarantina di secondi di ritardo nei confronti di Leonardo Sierra. Staremo a vedere se l'azione del corridore venezuelano, è ancora una volta però Guidone Bontempi che sta facendo un grosso lavoro in testa al plotone. Poi gli uomini della MG Technogym a controllare. Con le immagini siamo al 135esimo chilometro di gara nel corso del terzo dei sei giri che, con il Monte Pitoro, ed è nato un tentativo a tre. Vediamo inquadrati Luca Scinto che già nella fuga iniziale era al comando, quindi uno Scinto veramente motivatissimo. Sulla sua ruota sta facendo una lunga trenata, vediamo che ora è rilevato da Massimo Potenzana, atleta spezzino della Brescia Latte, assieme a loro il corridore Via Regino Paolo Fornaciari. I tre, ecco, hanno in questo momento 28 secondi di vantaggio sul gruppo, ecco Maximilian Chandri, ancora Michele Bartoli, ma il gruppo poi Ballerini, Casagrande, il gruppo in questo momento ci sembra leggermente tirare il fiato, siamo al terzo passaggio sotto lo striscione del traguardo. Dobbiamo dire che è una corsa che fino a questo momento ha avuto ottime iniziative, e ci sono stati gli sprint sul lungomare di Lido di Camaiore che hanno, direi, attirato l'attenzione degli sportivi numerosissimi, come possiamo vedere anche da queste immagini. Le immagini appunto si riferiscono alla quarta ascesa sulla salita del Monte Pitoro, ancora i tre al comando, Potenzana, Scinto e Fornaciari. Il loro vantaggio è aumentato, è arrivato a 48 secondi nei confronti del gruppo, i tre stanno ancora marciando in perfetto accordo, ci sembra che il peso della fuga sia soprattutto sulle spalle di Massimo Potenzana, mentre in testa al gruppo sono gli uomini Mercatone 1, ancora una volta segnatamente Michele Bartoli e Francesco Casagrande che cercano di riportare il plotone. Poi vediamo Piepoli, vediamo la maglia tricolore di Gianni Bugno, è un Gianni Bugno piuttosto pimpante che fino a questo momento l'abbiamo sempre visto nelle posizioni di testa del plotone. Poi vediamo anche gli atleti della Brescia Latte, vediamo Gotti, Ivan Gotti, poi Maurizio Fondriest, quindi tutti i big nelle posizioni di testa del plotone. Poi abbiamo visto
Lanfranchi, questo vediamo anche gli atleti dell'Achi GPM, questo Elli, atleta della, poi vediamo Cassani, quindi ripeto tutti big nelle posizioni di testa. Esauritosi il tentativo, parzialmente esauritosi il tentativo di Podenzana, Fornaciari e Scinto, su di loro si è riportato Maurizio Fondrieste. Quindi mentre le atleti stanno percorrendo, iniziando il penultimo giro, al comando quindi abbiamo quattro atleti, i tre che già componevano la testa della corsa, Podenzana, Fornaciari e Scinto, su di loro si è riportato con un bel assolo Maurizio Fondrieste. Quindi una corsa che si sta delineando con i grossi calibri che stanno venendo prepotentemente alla ribalta. Eccoci qua su Alfredo Martini che sta seguendo con interesse l'evolversi della situazione. Vi ricordo, stiamo seguendo il 46esimo Gran Premio Città di Camaiore, valido anche quale 13esimo trofeo Cassa di Risparmio di Lucca. E vediamo gli inseguitori con Davide Cassani che sta facendo un grosso lavoro in testa al gruppo. Poi sulla sua ruota c'è Simoni. Poi nuovamente gli atleti Mercatone 1, Saeco con Michele Bartoli, anche lui bravissimo fino a questo momento. Eccoci qua su Marco Pantani, anche lui particolarmente brillante, soprattutto in salita. Poi Alberto Elli, Francesco Casagrande, poi vediamo Franco Ballerini, come possiamo vedere nomi di grosso spessore, Ivan Gotti. Poi abbiamo visto Leonardo Piepoli, l'atleta della Refin, che anche lui quest'oggi ottimo protagonista. Poi Faresin, Andrea Tafi e Gianni Bugno, che lo vediamo, sta parlando con Giancarlo Ferretti, il tecnico della MG. I due probabilmente stanno orchestrando e organizzando il finale di corsa. Ed eccoci nuovamente in testa alla corsa, sono rimasti in due Maurizio Fondrieste e Luca Scinto, fra due fitte ali di folla. Guardate queste immagini veramente splendide, il Monte Pitoro quest'oggi è gremito da migliaia e migliaia di sportivi che stanno appunto assiepando i due lati della strada. Podenzana sta riportandosi, aveva perso qualche metro, ma sta riportandosi su Scinto e Fondrieste, mentre ha mollato il bravo Paolo Fornaciari, che qui transita con 42 secondi di ritardo dal terzetto che compone la testa. Ed eccoci ora sugli inseguitori, un gruppetto con dentro, eccolo qua, Gianni Bugno, poi vediamo Leonardo Piepoli, Ivan Gotti, poi questo è Lanfranchi, poi Davide Cassani che sta controllando il cronometro e questo è Marco Pantani. Quindi all'inseguimento del tre uomini di testa ci sono Elli, Casagrande, Bugno, Piepoli, Gotti, Cassani, Lanfranchi e Pantani. E siamo nuovamente in testa alla corsa con Maurizio Fondrieste, che l'abbiamo visto parlare con il direttore sportivo. Fondrieste, Podenzana e Scinto sono i tre uomini che comandano la corsa, hanno ancora un vantaggio di una cinquantina di secondi sul gruppo. A questo punto mancano 18 chilometri alla conclusione e Luca Scinto rimane in questo momento passivo sulle ruote di Fondrieste e Podenzana, in quanto ci viene segnalata la formazione della MG Tecnogym scatenata in testa al drappello degli otto inseguitori. Ed eccolo qua il treno biancoceleste con Davide Cassani. Guardate questo atleta qua, come si sacrifica, come lavora per i compagni di squadra. Il romagnolo è veramente un esempio vivente di come si interpreta il ciclismo in modo altruistico, ma anche Gianni Bugno quest'oggi è veramente brillante. Ecco, guardate con quale facilità il colpo di pedale di Gianni Bugno, mentre anche Alberto Elli, sono tre nel gruppo degli otto inseguitori, tre atleti della GMG Tecnogym in testa a questo drappello, letteralmente scatenati. Poi vediamo Ivan Gotti, lo ricordiamo, grande protagonista al Tour de France, Leonardo Piepoli, poi Casagrande e Pantani in questo drappello. Comunque gli otto stanno recuperando in maniera veramente notevole, ormai siamo a 32 secondi e quindi potrebbe avvenire anche il ricongiungimento. Si preannuncia un finale di corsa veramente splendido.
Ed eccoci infatti sulla salita del Monte Pitoro, sono ancora in tre, ma ormai a 100 metri stanno incalzando gli altri. Vediamo Fondriest che cerca generosamente, in questo momento vediamo Bugno che è il primo a riportarsi in testa alla corsa, poi Scinto è prontissimo a prendere la ruota del campione d'Italia, quindi un finale veramente splendido. È stato annullato sull'ultimo strappo della giornata, quello del Monte Pitoro, percorso per la sesta volta l'attacco di Fondriest, Potenzana e Scinto, ed ora all'attacco c'è Gianni Bugno, il tricolore. Guardate, la folla è veramente in visibilio. Gianni Bugno sta forzando i tempi sulla sua ruota, Luca Scinto, poi Francesco Casagrande, il gruppetto degli otto si va allungando. Vediamo che Scinto in questo momento supera Gianni Bugno, sono compagni di squadra i due. Uno Scinto veramente strepitoso quest'oggi, sta veramente gareggiando all'attacco dai primi chilometri. Eccolo qua, sta stringendo i denti il corridore di Galleno, letteralmente scatenato sulla sua ruota il compagno di squadra Gianni Bugno, e un finale di corsa veramente splendido. Sono nove uomini all'attacco mentre stiamo per scollinare in vetta al Monte Pitoro. Ed eccoci ora sul Monte Magno, il gruppetto è ancora al comando, ma vediamo che esce un concorrente, è un atleta che esce ed è ancora una volta Luca Scinto. Luca Scinto se ne va quando stiamo per scollinare in vetta al Monte Magno. Pantani, Casagrande, poi vediamo Potenzana, stanno cercando di chiudere l'attacco di Luca Scinto. Luca Scinto ha già guadagnato una cinquantina di metri, poi Pantani, Casagrande, Lanfranchi, Tiepoli, Fondriest, vediamo Bugno in ultima posizione. Siamo in vetta al Monte Magno, a questo punto non più di 6-7 chilometri alla conclusione del 46esimo Gran Premio Città di Camaiore. Ed eccoci all'ultimo chilometro con lo scatenato Luca Scinto, 12 secondi il suo vantaggio sugli inseguitori, potrebbe sicuramente farcela. Eccoci qua sul corridore di Galleno che sta spingendo il rapporto massimo, 53-12 in questo tratto, 60 all'ora la sua velocità, è un tratto di strada in leggera discesa. Eccoci con Luca Scinto che si scompone leggermente, ma la sua azione è potentissima. Con la seconda telecamera siamo ora sul traguardo di Camaiore, il pubblico è veramente numerosissimo, ormai tutto è pronto per assistere alla conclusione di questa 46esima edizione del Gran Premio Città di Camaiore. Ormai Luca Scinto è a circa 500 metri dal traguardo, a 12 secondi di vantaggio su Casagrande che è uscito dal gruppo da solo, ed eccolo qua il corridore della MG Tecnogym che si volta, ormai forse si rende conto di avercela fatta, una doppia curva e poi ci saranno gli ultimi 250 metri per lui. Luca Scinto all'attacco è ormai imprendibile, ed eccoci con la telecamera fissa in postazione di arrivo. Ecco qua Luca Scinto che sta già esultando mentre abbiamo visto comparire in fondo al rettilineo Francesco Casagrande. Eccoci con Luca Scinto che saluta il pubblico, manda i baci agli sportivi, fa il segno della croce, va a conquistare una grandissima vittoria. Il 46esimo Gran Premio Città di Camaiore è di Luca Scinto. Al secondo posto sta per classificarsi il bravissimo Francesco Casagrande che nel finale è uscito all'inseguimento. Eccoci qua col corridore di San Bartolo a Cintoia, brillantissimo secondo. Questo è Massimo Potenzana che ha lottato come un leone, si classifica in terza posizione. Ed ora in fondo al rettilineo abbiamo già visto il gruppetto degli inseguitori con lo sprint che... Però c'è Lanfranchi che li precede, quindi al quarto posto Lanfranchi, poi vediamo c'è un testa a testa fra Fondriest, Pantani e Piepoli, vediamo Fondriest che si va a classificare quinto davanti a Piepoli, Pantani e Bugno, ed ora con l'Inter. Massimo Potenzana, terzo a Camaiore, ancora una bella prova in questa gara nel finale. Massimo, che è successo? Con l'altro di Ascinto? Nel finale cosa è successo? Non è successo niente, ha vinto più furbo, perché quando eravamo già la prima volta io Fornaciare e Cinto non tirava nessuno dei due, ho tirato un giro da solo. Poi è rientrato Fondriest e tiravamo solo io e Fondriest. Non si fa così, quando si viene in fuga sì che dietro c'è i compagni all'altezza di Bugno, però insomma sta sempre a ruota, insomma è un disonore. Niente, comunque gli è andata bene, bravo. Un altro dei grandi protagonisti, Marco Pantani. Allora, soddisfatto Marco? Ma direi di sì, era 15 giorni che non superavo i 150 km. Ho fatto solo delle kermesse, quindi la mia condizione non è sicuramente al 100%, quindi... Sono arrivato coi primi e credo che in salita di stare bene, quindi soddisfatto. Nulla da recriminare quindi? No, è una corsa difficile questa qui di Camaiore, perché forse è molto aperta e non ci sono capitani che dettano legge
e che vogliano tenere la corsa, quindi ci sono scatti contro scatti ed è molto difficile avere fortuna di essere nella fuga giusta. E è andata bene comunque, sono arrivato col primo gruppetto. No, sapevo di avere una grande condizione, però di vincere, sai, nei professionisti è sempre difficile. Ho corso bene e forse ho dimostrato anch'io che agli sportivi toscani italiani che sono un buon corridore, via. È la seconda vittoria, ma è la prima, credo, importante, no? Diciamo che è la quarta, perché ho vinto anche 2 chilometri a squadre. Contiamo sì, anche va bene, ma dicevo individuale. Sì, individuale è la seconda vittoria, e vincere nei professionisti non è tanto semplice. Senti, devo dire questo, che ho parlato con Potenzana pochi istanti fa, era un po' amareggiata, ha detto ha vinto il più furbo. Ha vinto più furbo, ha vinto quello che purtroppo corre nell'MG e corre insieme con ogni squadra, con Bugno, Sciandri, Cassani, Saligari, Sorenz e quelli che mi scordo. Sono tutti grandi corridori e Ferretti non le vuole perdere le corse, Ferretti correre per vince e io devo stare a sentire Ferretti. Cambia qualcosa con questa vittoria per te, Luca? No, non cambia niente, che di, un sogno forse irrealizzabile, era anche nei dilettanti il sogno, la maglia azzurra è venuta e chissà che non venga anche nei professionisti. Una dedica particolare per questa vittoria? Ma la dedica a me stesso, che sono un testardo e riesco sempre a reagire nei momenti brutti e a venire fuori con grinta e determinazione. A conclusione di questa bella gara siamo con alcuni sponsor, alcuni organizzatori. Il dottor Natale Mazzoni rappresenta la Cassa di Risparmio di Lucca, che è il maggiore sponsor. Allora, dottore, come gli sembra che sia andata? Mi pare che anche quest'anno sia andata molto bene, sia sotto il profilo sportivo e sia sotto il profilo organizzativo. Una grande quantità di gente ha partecipato, come sempre. La Cassa di Risparmio di Lucca ormai 13 anni che segue questa manifestazione, quindi ringraziamo il Comune di Camaiore che ci ha dato ancora una volta l'opportunità di seguire una manifestazione così importante, che ci consente di essere vicini al territorio in cui siamo presenti con molte agenzie. Quindi le parole che posso dire sono le solite, ma molto sintetiche, di complimenti e di augurio, perché anche per il futuro la cosa vada come è andata quest'anno sotto tutti gli aspetti. Quindi auguri vivissimi e complimenti all'amministrazione comunale, all'assessore che è il presidente del comitato organizzatore, il signor Franco Marsili, e quindi complimenti di nuovo e auguri e grazie. Bene, allora sentiamolo subito dell'assessore Franco Marsili. Soddisfatto? Soddisfattissimo, credo che sia stata una grande giornata, non voglio ripetermi sulle parole usate dal dottor Mazzoni, che è fuori dubbio che dobbiamo ringraziare per il grosso supporto che ci ha dato in questi anni, che ci sta continuando a dare, ma voglio dare un ringraziamento sincero allo stupendo pubblico sul percorso, ma soprattutto alle forze dell'ordine, credo che siano stati gli esecutori materiali di una grandissima giornata di sport. Bene, auguri. Luigi Bindi, titolare della Medical International Show, un altro degli sponsor. Luigi, come ti sembra sia andata oggi? Ma molto bene, porgo un ringraziamento a tutti gli sportivi di Camaiore, particolarmente anche agli organizzatori che sono riusciti in una così bella manifestazione dove abbiamo assistito veramente a una bella gara. Prossimo anno, se si continua così, tutto andrà ancora meglio. Bene, auguri, sentiamo Carlo Bindi della Crosse, anche lui fratello di Luigi. Un tuo commento, Carlo? Il commento è soltanto avere la corsa dice tutto, meglio di così non poteva essere, non c'è stato nulla di particolare, c'è stata una bella vittoria di Luca Scinto, seguito da Campione, Fondis eccetera, meglio di così non poteva venire. E chiudiamo con Giovanni Fontanilli, il segretario del comitato organizzatore. Allora Giovanni, un toscano oggi ha vinto qui a Camaiore, una bella gara, grossi nomi alla ribalta, mi sembra tu possa essere soddisfatto. Diciamo che in sintonia con il tempo, dopo la pioggia è venuto il sereno, ieri ha piovuto, oggi è stata una bella corsa, c'era il sole, tantissimo pubblico, è andato tutto bene, fortunatamente con l'aiuto soprattutto delle forze di polizia stradale, carabinieri, vigili urbani e tutte le altre forze di polizia. Desidero ringraziare qui tutti gli sponsor, la Cassa di Risparmio di Lucca, la Medica, la Cross dei fratelli Bindi e inoltre anche l'ipermercato, i titolari Agostini non sono potuti essere presenti, comunque abbiamo visto anche nel circuito del Lido di Camaiore che c'è stata battaglia e c'è stata una bellissima corsa anche al Lido.
Ed ora in rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo della Versilia abbiamo l'avvocato Paolo Tommasi che è il presidente, accanto a lui il dottor Giovanni Tosi che è il direttore e poi abbiamo il dottor Bertolaccini che è il vicepresidente. Allora, abbiamo qua, avvocato, cosa ci può dire? Il vostro istituto di credito ha sponsorizzato il Gran Premio della Montagna, vicini a una corsa importante, no? Beh, posso dire che sono estremamente soddisfatto dal successo di questa competizione sportiva, così splendida veramente, che ha avuto un successo enorme. Sono contento che sia stato legato all'organizzazione di questa manifestazione anche il nome della Banca di Credito Cooperativo della Versilia, che rappresento insieme al direttore, vicepresidente, insomma. E io mi auguro che questa collaborazione continui ancora per gli anni prossimi. Ringrazio, sono riconoscente veramente a tutti gli organizzatori, mi complimento con tutti, ecco, per questo grosso successo.